Gianluca Galasso, San Lorenzo Vini, quanto è importante partecipare a una fiera come Vinaria sul territorio per le aziende del territorio? È una bellissima fiera, un bellissimo evento perché portiamo l'azienda in questa platea di consumatori ed è molto interessante perché ci apriamo ai consumatori quotidiani, perciò è un evento che secondo me si dovrebbe fare più spesso. Anna Iannetti, Maison Scoop Pozza, Vinaria ovviamente uno spazio lo trova anche un'azienda come Scoop Pozza che insomma parte dal vino per produrre altro. Esattamente, il vino è la miscela che utilizzavano i nostri nonni per infondere erbe, spezie, per contrattare e per fare l'aperitivo sul finale. Quindi perché non raccontare un vino aromatizzato in un contesto di vini come questo di Vinaria? È meraviglioso, siamo contenti. Quando la materia prima è d'eccellenza, qualsiasi infuso sa di territorio, profuma di narrazione e la tradizione si innova ogni giorno con Scoop Pozza. Gilberto Cocciarficco, responsabile di cantina di Vinum Adrianum, un'azienda nata nel 2019. Quali prodotti avete deciso di portare a Vinaria? Allora, abbiamo deciso di portare i vini bianchi, Cerasuolo, il Montepulciano, il rosso classico e gli amber wine, gli orange wine affinati in anfora e macerati per diversi mesi. Sono una nuova declinazione con gli uvaggi abruzzesi, pecorino, montonico e trebbiano. Daniela Iezzi, azienda tenuta De Melis, che prodotti avete deciso di portare a Vinaria? Allora, noi abbiamo portato la nostra linea che si chiama Bardasce, che si chiama così perché appunto sono tutti vini giovani che fanno solo acciaio. Abbiamo un trebbiano, pecorino, cerasuolo e montepulciano, tutti della scorsa vendemmia. Oltre a questo abbiamo la linea dei pellegrini, che è una linea frizzante in onore del posto in cui siamo noi, quindi Incontrada San Pellegrino, di uva montepulciano e cococciola. E poi abbiamo il caposaldo, che è la nostra riserva, quindi un barricato del 2021. Carlo D'Onofrio, presidente di Piannimare, presente a Vinaria nell'ambito di uno stand condiviso con gli altri produttori del Villa Magna Doc per valorizzare questa denominazione che è la più piccola d'Italia. La più piccola d'Italia, 85 ettari rivendicabili a Villa Magna Doc, tre comuni che partecipano tra Villa Magna, Bucchianico e Vacri, una delle più piccole doc nazionali. Naturalmente da Montepulciano. Massimiliano Masciulli, Terre di Masciulli, a Vinaria con quali prodotti arrivate? Abbiamo deciso di portare 5 referenze, 5 tipologie diverse che rappresentano un po' la chiave dell'Abruzzo. Trebbiano, il classico nostro Trebbiano, pecorino, Cerasuolo e Montepulciano. In più abbiamo portato lo Chardonnay, che è un vitigno internazionale ma gli abbiamo voluto dare un tocco abruzzese. Rossana Ranieri, Paolucci Vini, a Paglieta si coltivano i vitigni Piwi. Sì, a Paglieta coltiviamo i vigneti Piwi. Sono ormai 2 anni che imbottigliamo, ma sono 5 anni che abbiamo impiantato questi nuovi vitigni. Piwi è un acronimo di una parola tedesca che significa vitigni resistenti ai funghi, tra cui l'oidio e la peronospora, che sono quelli principali, che abbiamo la testimonianza dell'anno scorso che i vigneti purtroppo non hanno avuto l'uva, non c'è stata raccolta l'uva purtroppo, e questo è stato l'unico vigneto che l'anno scorso siamo riusciti a vendemmiare, quindi possiamo dire che sono ottimi. Dino Taranto, commerciale Redi Legonziano, quanto è importante una fiera come Vinaria per vini regionali su territorio appunto locale? Buonasera, è importantissima perché ci dà la possibilità comunque di far conoscere in questo caso la cantina di Legonziano a un pubblico molto più vasto. Non è semplicissimo far conoscere determinate realtà in maniera così veloce, però queste fiere ci aiutano tantissimo. Franco Ferrara, presidente cantina di Villa Magna, a Vinaria, presenti compatti per la valorizzazione, sì, della denominazione. Sì. Con tutta la rete di tutte le cantine di Villa Magna, e che partecipiamo alla Villa Magna Rock, che hanno creduto in questo progetto, partito nel 2000, quando in Andina abbiamo cominciato a fare i primi progetti delle prime vinificazioni di qualità,
perché abbiamo ripreso tutti i nostri vigneti dove erano situati in collina, e da là abbiamo ripartito con questo progetto. All'inizio non ci credevano, anche a livello regionale, a livello, forse anche a livello nazionale, ma noi siamo andati avanti, e sono contento che abbiamo cominciato a raggiungere degli ottimi risultati, e qualcuno della rete ha preso un tre bicchieri con la Villa Magnadoc. Questa è una grossa soddisfazione, anche se non è diretta alla mia cantina, però grazie a tutti i produttori ci siamo riusciti.